Cari amici, buona domenica, ascoltando le sacre scritture che ci vengono offerte in questa 14ª domenica del tempo ordinario, sentiremo che siamo invitati alla gioia. La prima lettura si apre con l'invito del profeta: rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa. E il Vangelo si chiude con una splendida esortazione di Gesù: rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nel cielo. La prima lettura è il momento in cui il profeta Isaia chiude il suo libro proprio con un invito alla gioia. E Gesù nel Vangelo raccoglie il culmine, la conclusione della missione vissuta dai suoi discepoli, della missione attuata dai suoi discepoli, indicando la gioia piena. Ecco, se domenica scorsa si trattava di comprendere attraverso dei paradossi come scegliere di seguire Gesù e di attuare la sua missione, in questa domenica Gesù ci mette dinanzi le sue priorità pastorali. Ma ascoltiamole dalla pagina evangelica direttamente. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate. Ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattato meno duramente di quella città. I 72 tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse loro: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Vedete, la missione, cioè vivere il cristianesimo, non è il frutto di possibilità finanziarie. E neppure deve fondarsi, svilupparsi su dei rapporti privilegiati. Essa può incontrare accoglienza, l'annuncio del Vangelo può incontrare accoglienza, ma può anche trovarsi dinanzi al rifiuto. Però se avete ascoltato bene la pagina di Vangelo,
c'è una cosa molto significativa che dobbiamo sottolineare. È singolare che sia per chi accoglie come per chi rifiuta rimane la medesima coscienza richiesta, rimane la medesima consapevolezza domandata. È vicino a voi il regno di Dio. Quello che il cristiano deve fare è semplicemente far emergere questa chiara coscienza di fede. È vicino a voi il regno di Dio. Non si tratta di conquistare al regno di Dio o di obbligare al regno di Dio. Rimane la proposta di questo regno. È vicino a voi. Una seconda considerazione che mi piace fare alla luce della pagina evangelica che abbiamo proclamato, che ascolteremo nella liturgia, Gesù non elabora un piano pastorale. Cioè Gesù non ha in mente un'architettura di come procedere, di come fare, di come definire le cose. Il dono di Dio passa e ci raggiunge se c'è accoglienza e se si vive la vita condivisa nelle situazioni che la determinano. Non bisogna avere in mente un clima, una prospettiva, una progettualità artefatta. Bisogna partire da una relazionalità normale. Questa è la vera pastorale che Gesù suggerisce. Parte dall'incontro, parte da un incontro animato dal fatto che siamo chiamati a portare la sua salvezza, il suo dono. E la missione, abbiamo sentito nel Vangelo, ha successo. Ed è un successo che Gesù stesso riconosce. I discepoli tornano pieni di gioia. E Gesù dice loro: vedevo Satana cadere dal cielo come la folgore. Addirittura Gesù riconosce la loro vittoria sul male. Ma il Signore non si ferma a questo. Non sono importanti le cose che avete fatto, fossero anche le più eclatanti, le più straordinarie. Non sono importanti neanche i miracoli che avete compiuto. Quello che conta, la vera gioia, è che i vostri nomi sono scritti nel cielo. Quindi la vera gioia non viene dalla nostra pianificazione, ma dal fatto che il nostro nome è scritto nel cielo. Ecco, mi piace sottolinearle queste tre dimensioni. È vicino a voi il regno di Dio. La seconda, vivere la realtà con le relazioni che la definiscono, che la esprimono, che la illustrano. La terza, cercare la vera gioia. C'è solo da chiedersi se questa dimensione pastorale anima davvero l'attività, la vita, la tensione delle nostre comunità. Buona domenica. Thank you.